vendi Osimhen a, facciamo 100 milioni, vendi comunque un attaccante giovane che sta nel pieno della sua carriera e ti vai a prendere un 31enne. Cioè, proprio è concettualmente sbagliato. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Darion. Oggi è martedì 4 giugno. Siamo a poche ore dal fatidico annuncio di Antonio Conte che dovrebbe arrivare domani. Oggi, però, nell'attesa, voglio commentare insieme a voi due notizie che sono uscite nelle ultime ore e che a mio parere sono notizie molto, 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 molto meh. Ecco, oggi voglio fare episodio smentita, ecco, mettiamola così. Prima di cominciare però vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale, ragazzi, mi raccomando, totalmente gratis, e poi attivate anche la campanella. Allora, oggi parliamo dell'attacco. Ne abbiamo parlato anche ieri, parlando un attimo del vice, cioè non del vice Osimhen, del sostituto di Osimhen, quello che dovrebbe prendere il suo posto. Avevamo parlato di Gyökeres, di Omoriodon. Comunque trovate il video nel canale, ve lo lascio anche nelle schede se qualcuno se l'è perso. Oggi però, anzi ieri sera più che altro, è uscita una notizia che a me onestamente mi ha fatto molto storcere il naso. La notizia è uscita da più fonti, da Fabrizio Romano, ne ha parlato anche Skira, ne ha parlato Pedullà. Ragazzi, praticamente la notizia qual è? È che la priorità del Napoli in avanti, in caso di cessione di Osimhen, è Romelu Lukaku. Allora, ragazzi, vi dico proprio la sincera verità. Non sono per niente d'accordo nel prendere Lukaku. Cioè, mi sembra quella classica cosa che uno dice, no, ah, arriva Conte? Bene, allora parliamo di Lukaku. Cioè, ragazzi, Lukaku non è più quello di 5 anni fa. Fosse stato il Lukaku del 2019, avrei detto, wow, dove devo firmare? Perché quel Lukaku era devastante, era uno degli attaccanti più difficili da contrastare in Serie A. Io me lo ricordo quel Lukaku. Ma il Lukaku di oggi, innanzitutto, è 5 anni più vecchio, adesso c'ha 31 anni, e ho letto le cifre. Il Napoli sarebbe disposto a dare un triennale da 7 milioni netti a Lukaku, il Lukaku di oggi 31enne che sta cominciando a infortunarsi spesso, fisicamente deve carburare prima di entrare in forma, no? Non sono per niente d'accordo con questa scelta, se dovesse essere vera. Cioè, c'è un mondo oltre a Lukaku, abbiamo visto ieri, c'è Gyökeres, c'è Omoriodon, ci sta Strand Larsen, ce ne stanno quanti a tonnellate di attaccanti con caratteristiche simili a quelle di Lukaku. Perché dobbiamo andare a prendere proprio lui, che ormai è nella parabola discendente? E poi, ragazzi, la cosa più banale, Lukaku è proprio l'antitesi di ciò che rappresenta la filosofia societaria del Napoli. Questo dobbiamo sempre tenerlo a mente. Lukaku, ragazzi, 31 anni, contratto triennale, cioè tutto vuol dire che te lo tieni sul groppone per altri 3 anni con un contratto comunque pesante perché sono 7 milioni. Ma spero onestamente che Napoli viri su alto. Ce ne sono tanti di attaccanti che possono soddisfare, diciamo, l'identikit del centravanti di Conte, ma non Lukaku. Basta, Lukaku era forte 5 anni fa. Ricordiamoci comunque la seconda esperienza di Lukaku all'Inter. Vi ricordate che lui entrò in forma a gennaio? Cioè praticamente lui ha fatto solo il girone di ritorno. È un attaccante comunque difficile da gestire dal punto di vista fisico. Poi quando si infortuna per rientrare in forma ce ne mette e tu daresti 7 milioni a un attaccante che fisicamente non ti dà garanzie? Non ci credo manco se lo vedo. Quindi io a Lukaku dico no. Categorico. L'altra notizia invece riguarda Chiesa. Vi dissi qualche giorno fa che c'era questa voce di uno scambio tra la Napoli e la Juve, di Lorenzo la Juve e Chiesa al Napoli. Ora, questo scambio diciamo che a oggi è ancora una voce, però si sta, diciamo, sembra quasi ufficiale, non so se ufficiale, però ho letto da varie parti che la Juventus ha deciso di mettere Chiesa nella lista dei cedibili perché non vuole rinnovargli il contratto. E poi altra cosa, ragazzi, Chiesa non ha rinnovato la Juve perché voleva di più di quello che prende adesso. E Chiesa attualmente prende 5 milioni netti, netti. Quindi lordi sarebbero almeno 8, 8 e mezzo. E già qua tu dici,
fuori portata per il Napoli. Ora, tanti stanno accostando Chiesa al Napoli, però faccio dei ragionamenti. Allora, il primo ragionamento, l'ho detto pochi secondi fa, l'ingaggio non è alla portata. Può essere anche che si accontenta e si abbassa l'ingaggio perché sa che non ha tutta questa disponibilità. Tutto può essere, però oggi dico di no. E il secondo ragionamento che faccio, che secondo me è più importante da considerare, è che noi a oggi abbiamo un'abbondanza di trequartisti barra esterni che basta e avanza. C'abbiamo Kvara, c'abbiamo Lindstrom, c'abbiamo Gonghe, Politano, ai Raspadori, ci sarebbe anche Gaetano. Ci aggiungiamo Chiesa. Siamo troppi. Se viene Chiesa vuol dire che parte qualcuno. E se viene un Chiesa che vuole 5-6 milioni, allora io devo pensare che possa lasciare uno tra Politano e Kvara, quindi uno dei più, cioè non Kvara, però Politano sicuramente, perché Politano oggi, ve lo ricordo, è il calciatore più pagato del Napoli. E di certo non puoi tenerti in rosa un Politano che prende 3, un Kvara che rinnova 5, più un Chiesa che prende 6 o 7. Ok che abbiamo le riserve, che abbiamo i soldi, ma noi non è che siamo diventati il Real Madrid. Queste due notizie, onestamente, ne ho voluto parlare perché mi sembravano notizie che meritavano una contestazione barra smentita, perché non ci sono proprio, secondo me, non sono proprio fattibili per i motivi che vi ho spiegato. Chiudiamo il video parlando un attimo di Buongiorno, perché ieri sera ha parlato Cairo e ha detto delle robe che adesso vi vado a leggere. Buongiorno rimarrà a Torino nella prossima stagione, e siccome Rodriguez, che era il capitano, non è rimasto, avrà anche la fascia. Quindi Cairo vuole dare la fascia di capitano a Buongiorno. Ha un contratto fino al 2028 e voglio tenerlo perché lo adoro. Me lo chiedono in tanti, in Italia e all'estero, ma niente nomi perché non sarebbe corretto. Innanzitutto la prima frase che dice Buongiorno rimarrà a Torino e sarà anche il capitano mi ricorda molto le parole di Giuntoli con Koulibaly 2 anni fa. Koulibaly è incedibile e gli daremo anche la fascia di capitano. Poi 2 giorni dopo venduto al Chelsea. E qui ci colleghiamo appunto al concetto di incedibile di cui vi parlai qualche giorno fa. Gli incedibili oggi non esistono. E quando tu parli di incedibile è perché vuoi far capire che per darlo via vuoi una cifra bella consistente. Questa cifra molto probabilmente sono i famosi 40 milioni di cui si parla tanto. Quindi quando Cairo dice ha un contratto fino al 2028 e voglio tenerlo, tradotto vuol dire datemi 40 milioni e io ve lo cedo. Ecco, questa è un po' la parafrasi. Ecco, vi ricordate le parafrasi a scuola? Quindi ha praticamente confermato che se date 40 milioni al Torino, io ve lo do. Ecco, qui questo è quanto. Ora, 40 milioni è una cifra secondo me leggermente alta. A 30, 25-30, magari dai anche una contropartita. Secondo me il Napoli chiude. Stanno in tanti dicendo che il Napoli ha già l'accordo col calciatore, un quinquennale da 2 milioni e mezzo. Diciamo che adesso il Napoli sta facendo un po' una strategia, cioè ho l'accordo col giocatore, quindi in questo modo sta facendo pressione per abbassare un po' il cartellino. C'è poi una cosa che quando l'ho sentita ho fatto così, no. Hanno detto, non ricordo chi l'ha detto, però l'ho letto, il Napoli affonderebbe il colpo dopo l'Europeo. Sei stupido se lo fai dopo l'Europeo, perché comunque ragazzi, Buongiorno sarà il tuo titolare nell'Europeo, perché Acerbi si è infortunato. E metti caso che fa un Europeo clamoroso, che lo mettono nella top 11 dell'Europeo. Secondo voi poi Caro chiede 40 o chiede 50-60? Secondo me chiede di più perché sfrutta l'europeo per pompare il cartellino. Sarebbe da stupidi aspettare dopo l'europeo. Se lo devi prendere, lo devi prendere mo', o quantomeno puoi fare una sorta di accordo. Non so, tu lo prenoti oggi e dici quando finisce l'europeo formalizziamo l'affare, però intanto ti accordi per quella cifra. Se tu aspetti dopo l'europeo, rischi poi di andare a immischiarti in una trattativa dove il cartellino zompa in avanti, così come potrebbe anche calare, perché nessuno dice che Buongiorno possa fare bene o male, questo non possiamo prevederlo.
Poi c'è qualcuno che dice anche, diciamo, io ieri ho detto sta cosa su Twitter, cioè che secondo me andrebbe preso prima perché così puoi scongiurare un aumento del cartellino. C'è qualcuno che giustamente ha detto, però poi se si infortuna tu l'hai pagato troppo. Ma ragazzi, ma l'infortunio è una cosa che non puoi prevedere. Se tu lo prendi adesso e poi durante l'Europeo si fa male e sta fuori tipo 2 mesi, quella è sfiga, non puoi prevedere. L'infortunio è una variabile che non è prevedibile, quindi io onestamente se devo prenderlo lo prendo adesso. Ricordo che già a gennaio il Napoli aveva provato l'affondo per Buongiorno, però all'epoca giustamente era una situazione un po' più turbolenta, ma ancora non si sapeva di Conte. Ora che si sa che Conte viene a Napoli, Buongiorno si è anche convinto nel venire. E questo, vedete, questo è un punto importante che voglio affrontare nel video di domani quando arriverà l'annuncio di Conte. Quindi ragazzi, questo è quanto per il video di oggi. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Secondo voi Lukaku è il nome giusto per sostituire Osimhen? Che poi, ecco, mo stavo pensando, no? Cioè, tu vendi Osimhen a, facciamo 100 milioni, vendi comunque un attaccante giovane che sta nel pieno della sua carriera e ti vai a prendere un 31enne. Cioè, proprio è concettualmente sbagliato. Poi arriva, fa 30 gol, ci porta lo scudetto. Va bene, grazie mille, ma questo non cambia il fatto che tu comunque ti stai andando a pigliare un attaccante che ormai è sul finire della carriera. Quindi io la penso così. Comunque, fatemi sapere la vostra. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis. E poi attivate anche la campanella. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani col video sull'annuncio di Conte. Spero, voglio vedere se fa qualcosa di importante domani. Non credo che si limiterà al classico tweet, ma qualcosina di speciale secondo me lo farà domani in Napoli. Quindi niente, ci vediamo domani. E sempre e comunque, forza Napoli.